39 anni dal Sisma in Campania, quarto congresso nazionale per Federazione Movimenti Base, noi siamo il terremoto. Federazione Movimenti Base, una parola in merito a questi movimenti che si stanno formando, meridionalisti soprattutto. È difficile dare una sola parola, il problema non è tanto i movimenti meridionalisti che si stanno formando, stanno nascendo. Il problema serio è che alcuni che prima rinnegavano proprio l'ipotesi di meridionalismo proprio come criterio identitario, oggi addirittura annunciano la creazione di nuovi partiti. Creare dei nuovi partiti senza contenuti seri significa disorientare la gente. Noi invece dobbiamo dare risposte e soprattutto dobbiamo dare risposte concrete, non il libro dei sogni, ma pratiche realizzabili. Lega potrebbe rappresentare una risposta alla Lega anche? Noi diciamo prima il sud, assolutamente. Noi non vogliamo fare la guerra al nord, no, noi vogliamo semplicemente accampare i diritti che ci sono stati sottratti negli ultimi 158 anni. Alessandro Sansoni, giornalista e presidente del comitato referendario. È un evento importante, è utile salutare che tutti coloro che hanno a cuore i destini del Mezzogiorno e innanzitutto evidentemente i movimenti meridionalisti si incontrino, si organizzino politicamente dopo aver fatto un grosso lavoro culturale in tutti questi anni, soprattutto in un giorno come questo. Peraltro ieri abbiamo avuto il comunicato del ministro per le autonomie regionali Boccia, che ha ripreso il discorso sull'autonomia differenziata. Il paradosso è che dopo avere per mesi sostenuto esponenti dell'attuale maggioranza che si trattava di un provvedimento lesivo per gli interessi del Sud, dopo averlo contrastato a lungo e duramente, il ministro ha riproposto la stessa identica bozza per l'introduzione dell'autonomia differenziata. Vuol dire che era strumentale politicamente prima questo discorso e ancora più strumentale lo è oggi, perché è chiaro che si tratta di una posizione espressa in ragione delle elezioni in Emilia-Romagna. Il Sud continua a essere, come dire, oggetto di mercimonio, evidentemente, mai di un piano strategico di sviluppo di queste terre. Credo che questo sia una cosa positiva, perché c'è bisogno che il meridionalismo si organizzi politicamente, leva coscienza della storia ma anche dei problemi attuali del Mezzogiorno. Adesso bisogna riuscire a dare una risposta politica. Una delle risposte politiche attuali è stata questa di costruire il percorso che portasse a un referendum per l'istituzione della macroregione autonoma del Mezzogiorno. Ci appropriamo attraverso l'autonomia e attraverso una logica macroregionale del nostro futuro, dando la nostra proposta e il nostro modo di vedere questo paese nei prossimi 20 anni, che è alternativo sia allo status quo esistente sia alle proposte portate avanti dalle regioni del nord. Su questo si consuma la nostra battaglia e su questo so che il CMI, insomma, sarà protagonista anche nelle prossime competizioni elettorali, e per questo tutto il Sud vi deve ringraziare. Mimmo Falco, presidente Corecom. Allora, io ringrazio gli organizzatori per avermi invitato per partecipare a questo evento che ritengo sia fondamentale per il Mezzogiorno, per Napoli, per la Campania. Tante forze che si mettono insieme per discutere sul futuro dei territori, delle zone interne, delle zone costiere, delle aree metropolitane. Un inizio che si deve guardare con molta attenzione. Ci rendiamo conto di che condizioni sta Napoli. Noi ci siamo abituati a vivere e a convivere con le emergenze, con la anormalità. Perché questo? Perché c'è un problema culturale. Per essere meridionali dobbiamo innanzitutto capire da dove veniamo, che noi dobbiamo essere diversi dagli altri. Non possiamo omologarci diventando anche noi persone come gli altri. Noi dobbiamo dimostrare di avere una marcia in più. E allora io vi prego, ricordiamo quelle vittime vere e per onorarle veramente dobbiamo saper marciare nella direzione
del cambiamento. Gino Giammarino, giornalista ed editore di QM, un commento in merito alla giornata di oggi. Beh, una giornata che va nel solco di spessimento di questo humus meridionale, questa voglia di fare di rappresentatività. Naturalmente incontro oggi grazie alla federazione dei movimenti di base e anche al CMI e a Sergio Annisano che lo guida, e dovrei dire che è un personaggio vulcanico, ma oggi il 23 novembre mi ricorderò bene. Perché siamo a 39 anni dal sisma in Campania, quindi un giorno veramente molto importante anche da questo punto di vista. E domanda che ho fatto anche a Sergio Gaetano, può essere questa una risposta anche alla Lega, per esempio? Può essere un bilanciamento. Io non penso che, non demonizzo la Lega perché rappresenta il suo territorio, ma come ho già detto altre volte, abbiamo la necessità che ci sia una rappresentanza anche della macro-regione meridionale, altrimenti non ha senso la macro-regione settentrionale. Beh, la giornata di oggi sicuramente è molto importante sia per Federazione che per CMI. Vengo a rappresentare nella giornata odierna il mio movimento Meridionalisti Democratici e anche vengo in rappresentanza dei movimenti per l'acqua pubblica che sono un po' in difficoltà in questo momento perché c'è un grosso oscuramento mediatico mentre stanno cercando di fare una società unica soprattutto in Campania e da poi consegnare successivamente con decreti governativi in particolare molto dedicati a queste cose a una grossa multinazionale francese. Oggi sicuramente faremo un ulteriore passo avanti verso la federazione, più che la confederazione dei movimenti che si interessano seriamente ed effettivamente del Sud, e ho visto con molto piacere tante facce importanti presenti qui oggi. Sì.